Bene, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, come vi ho detto avanti ieri, vedete che a me mi ci vuole un quarto d'ora per far partire tutto l'ambara d'acqua. Sto videoregistrando le lezioni in maniera tale che potete eventualmente poterle riascoltare e rivedere a casa. Per questo parto un quarto d'ora normalmente dopo e vi lascio andare via un quarto d'ora prima, non facciamo l'intervallo fra le due ore di lezione. Bene, allora abbiamo cominciato a parlare avanti ieri della digitalizzazione dei testi e abbiamo visto gli standard che si sono evoluti dal 1968, dal primo standard che è stato il codice, l'American Standard Code for Information Interchange, che abbiamo visto brevemente avere come problema il fatto che per esempio non ha per noi italiani le vocali accentate. 20 anni dopo, nell'88, si è imposto quest'altro standard, l'88859, che nella versione 1, poi nel 2000 cambiata nella versione 15, ha usato l'ottavo bit che c'era presente nel byte per poter, bello, si vede niente immagino, vero? Vabbè, questi sono i nostri potenti mezzi, chiedo scusa ma non so se spegnendo le luci migliora, però dopo vi addormentate voi. Dite, spengo o non spengo? Va meglio o peggio? È da cambiare il proiettore. Allora, dicevo, abbiamo avuto questa famiglia di caratteri, questo standard ISO 8859 1 o 15, che nel 2000 è diventato il 15, che ci ha consentito di poter finalmente a noi italiani rappresentare le vocali accentate. E ci siamo lasciati avanti dicendo che la storia non era finita, perché dal 2000 è partito quest'altro progetto, che è un progetto di sapore biblico, cioè si tratta di dare cittadinanza digitale a qualunque simbolo, di qualunque alfabeto, di qualunque lingua, viva o morta che sia. Quindi qualunque simbolo che la civiltà abbia mai prodotto per rappresentare informazione, contenuti, dargli una sequenza di bit unica per lui. Abbiamo detto che si è cominciato a lavorare sui primi 16 bit e questi primi 16 bit si chiamano Basic Multilingual Plane e sono quindi con 16 bit 65.536, vi sto annoiando ma vorrei che questo numero vi entri, posti a disposizione, quindi hanno messo dentro anche i caratteri kanji dei cinesi, dei giapponesi e dei coreani. Ma ci siamo lasciati dicendo questo, che 31 bit, perché questo sarebbe il piano definitivo, utilizzare 31 bit, quindi avere 2 giga, perché 2 alla 30 è un giga, quindi 2 alla 31 sono 2 giga posti a disposizione, quindi chiaramente li mettiamo tutti, ma dicevo, giustamente anche voi mi avete detto, vabbè, così facendo però buonanotte allo spazio, chiaramente non basterà più un byte per rappresentare un carattere, ce ne vorranno 4. Ecco allora che immediatamente, insieme a questo progetto che si chiama Unicode, è partito anche parallelamente un altro progetto che è quello di riuscire a
rappresentare in maniera compatta questa informazione. E cioè sostanzialmente, questa è una codifica, l'Unicode, una tabella gigantesca come quella che avete visto poco fa. E, insieme a questa tabella si è pensato di fare una transcodifica, cioè una trasformazione di questa codifica, in maniera tale da poter tenere compatta la dimensione del file che rappresenta quel testo, qualora, ecco, qualora questo testo non contenga simboli strani. E mi spiego. Chi ha messo mano all'Unicode, come avete anche capito da soli l'altro giorno, ha fatto in maniera tale che i primi 7 bit di questi 31, va che c'ho anche la lavagna qua, voi non vedete niente della lavagna, vero? Vedete niente? È inutile che la uso? Beh, diciamo che abbiamo 31 bit a disposizione, no? I primi dalla posizione 0 fino alla 31, dicevo, i primi 7 alla 30, i primi 7 sono stati riempiti così come da tabella asci. E voi mi direte perché, ma sarà ovvio fra un attimo. Quindi in pratica i primi 7 bit corrispondono esattamente alla codifica asci. L'ottavo bit è stato settato come da alleati di quell'epoca là dell'America, e cioè ISO 8859 versione 1. La Latin 1, che oggi è Latin 15, dopo che è entrato l'euro, che vi ho fatto vedere, sta sulle slide. Dopodiché, l'altro byte, fino ad arrivare al 16, al 15, che parte dallo 0, è stato riempito in maniera tale da soddisfare le esigenze della Cina, del Giappone e della Corea, con i caratteri kanji, che sono circa 50.000. In realtà prima ci sono state messe anche le altre famiglie di lì sotto 859, ovviamente, e poi anche questi qui. A questo punto, e siamo arrivati al 16° bit, tutti gli altri, ogni volta ovviamente si moltiplica per 2, sapete bene, e ci metteranno i geroglifici egiziani e tutto il resto, e anche il Klingon di cui abbiamo sorriso avanti ieri. Ecco il punto è questo qui: ma se io ho miliardi e miliardi di documenti che sono espressi in asci, e tutti quelli che sono stati scritti in lingua inglese sono espressi in asci, e poi ne abbiamo una piccola minoranza che sono espressi in altri linguaggi, per esempio in spagnolo, in tedesco, in francese e in italiano, che senso c'ha quadruplicare la dimensione dei file? Non c'è senso. Facciamo in maniera tale che qualora il carattere rappresentato da questi tre ipotetici 31 bit, ipotetici 4 byte, fosse un asci, e non sia necessario utilizzare 4 byte per rappresentarlo, ma solo 3. Cioè hanno inventato una transcodifica che consente, qualora il carattere in questione è un carattere i cui bit significativi siano solamente per esempio 7, quindi fosse un puro asci, di poter utilizzare per rappresentarlo un solo byte. Questa transcodifica, adesso andiamo a vedere, si chiama Unicode Transfer Format, UTF. E la versione che vediamo noi oggi è la prima, quella più usata, UTF-8. 8 perché sostanzialmente si concentra su cercare di comprimere su 8 bit l'informazione che potenzialmente sarebbe su 31 bit. Potenzialmente perché i primi 23-24 bit sarebbero tutti non portatori di informazione.
in quanto che l'informazione significativa sarebbe solo sugli ultimi, e se non portano informazione li tagliamo e li buttiamo via. Questo è il concetto. Ma come farlo in maniera tale che non buttiamo via informazione significativa qualora ci fosse informazione significativa dentro quel carattere? Di questo si occupa la trasformazione che stiamo per vedere. Allora, l'idea abbastanza brillante è stata questa qui. Ho cercato di riassumere tutto il concetto in una slide, che non so se si vede. Bah, questa sembra quasi che si veda. Ho messo a sinistra il carattere Unicode, così come sarebbe rappresentato se fosse espresso su 31 bit. A destra invece vedete la corrispondente conversione in UTF-8. E adesso cerco di spiegare il concetto. In fondo è abbastanza semplice. L'idea che hanno avuto gli ingegneri è stata questa qui. Se il carattere in questione ha solo 7 bit significativi, come ho detto prima, cioè in pratica è la codifica Unicode di un ASCII, e quindi i primi 24 non servono, allora in quel caso non prendiamo 4 byte per rappresentare questo Unicode, ma ne prendiamo solo uno e ci mettiamo come primo bit lo 0. Quindi in pratica, se voi avete un file in cui a un certo punto incontrate un file UTF-8, in cui un file, sapete, che suppongo che sappiate cos'è un file è una sequenza di byte memorizzata su un qualche supporto, per esempio sul disco fisso. Sapete cos'è un file? Oh, tutti sanno cos'è un file ormai, no? C'è bisogno che parliamo di file o no? Datemi un cenno. Sì? No? Oh, mi fate preoccupare. E dobbiamo parlare di file, veramente? Mi fate venire un po' di ansia. Sapete cos'è un file? Ok. Allora, io per il momento un file, pensiamo semplicemente, lasciamo perdere i sistemi operativi, pensiamo che un file è una sequenza di byte, va bene? Un byte è un gruppo, sono 8 bit, una sequenza di byte, un file. Va bene? Allora, supponiamo di avere un file e lo stiamo leggendo, e questo è un file di testo UTF-8. Ok? Allora, a un certo punto prendiamo un byte, il software che prende il file e poi dopo me lo visualizza correttamente a schermo come testo, prende, quindi questo software per esempio di videoscrittura, prende questo byte e vede che all'inizio del byte c'è 0. Allora capisce, senza ombra di dubbio, che quello era un Unicode una volta, che però c'aveva solo 7 bit significativi ed è stato quindi dall'UTF-8 trasformato in un solo byte, e quindi capisce che questo bit a 0 lo deve buttare via perché non ha significato, e deve prendere gli altri 7 e capire che carattere è dagli altri 7, perché già ha capito il software che si tratta di un ASCII. Il codice dell'ASCII è su 7 bit e capisce che carattere è. Quindi in pratica, se un byte in Unicode o in UTF-8, se un byte inizia per 0, vuol dire che lui contiene tutta l'informazione che era significativa in quel carattere, e l'informazione sta nei 7 bit più significativi di questo byte. Cioè il primo si scarta, è servito solo per dire io sto da solo, come vedete fra poco non sarà più da solo, io sto da solo, ho tutta l'informazione, l'informazione vedi negli altri bit. È come se fosse un treno che c'ha solo la locomotiva, una specie di littorina, insomma, che c'ha solo un solo vagone che è anche automotore, e i passeggeri, che sarebbero i bit significativi, stanno nei primi 7 bit. Allora, se abbiamo 7 bit significativi, quella è la transcodifica.
vedete, ho messo XXX per dire quelli sono i bit significativi. La trascodifica UTF-8 è un byte il cui primo bit è settato a 0. Convenzionalmente, per dire, questo, io sono un carattere ASCII. Nel caso in cui il carattere in questione fosse per esempio una vocale accentata, è, ok? Allora, l'ottavo bit sarebbe significativo e non basterebbero più 7 bit per rappresentarlo. In questo caso, come in realtà anche nel caso in cui i bit significativi fossero 9 o 10 o 11, quindi da 8 a 11, in questo caso qui, se l'unicode cioè questi fino a 11 caratteri significativi, bit significativi, la trascodifica UTF-8 prevede che per rappresentarlo si utilizzino 2 byte. Il primo byte è convenzionalmente iniziato dalla sequenza di 3 bit 110. La sequenza 110 è una sequenza standard all'inizio di un byte che dice: io, questo byte, è la locomotiva di un treno di due vagoni, compreso me. Io, perché ce ne sono 2-1, vedete, 2-1 e 1-0. Io e quello che viene dopo di me. Quindi te, software di videoscrittura, che devi interpretare correttamente che carattere sto veicolando io, devi saltare i primi 2 e lo 0 di io byte e prendi gli altri 5 bit significativi. Poi vai al byte dopo, prendilo, troverai nel byte dopo 2 bit, uno che c'è scritto 1 e uno che c'è scritto 0. Bene, questi 2 bit sono convenzionali, servono a dire io sono un vagone e non sono una locomotiva. Scartali e prendi gli altri 6 bit. Quindi i 5 bit della locomotiva e i 6 bit del vagone rimessi insieme sono 5 più 6, 11, sono gli 11 bit significativi dell'unicode originario. Non so se mi sono spiegato. Praticamente l'informazione contenuta nell'unicode a 31 bit viene veicolata su 2 byte. Il primo byte, che inizia convenzionalmente con 110, che significa io sono la locomotiva di un treno di 2 vagoni. I passeggeri, quelli che portano significato, payload, sono gli altri 5 bit significativi di me, più vai al vagone che io trasporto, che sarebbe il secondo byte, scarta 1-0 e prende gli altri 6 bit significativi. Riappiccica insieme e c'è il carattere unicode, gli 11 bit significativi del carattere unicode originario. Erano 11 bit a massimo significativi, per rappresentarli ci vogliono 2 byte, cioè 16 bit. Però c'è il vantaggio che siamo passati da 4 byte a 2 byte. Cioè, voglio dire, abbiamo buttato comunque 2 byte. Andiamo oltre. Supponiamo che i bit significativi, andiamo alla terza riga, non siano solo 11, cioè quelli che portano significato, ma arrivino, come vedete, fino a 16, cioè 12, 13, 14, 15 fino a 16 bit significativi, e siamo alla terza riga di quella trascodifica che vedete, anche se è sfalsata, credo, esatto, è un po' sfalsata perché non c'entrava. Comunque, se i bit significativi sono 16, la trascodifica
prevede, OTF8, prevede che i byte siano 3. Il primo byte, cioè la locomotiva di questo treno di 3 byte, inizia convenzionalmente con 1110, che sta a dire 3-1, sta a dire siamo un treno di 3. Io sono il primo, però devi buttare via 1110, butti via, che è convenzionale, i passeggeri, i bit significativi rimangono 4. Dopo di me ci saranno due vagoni e tutte e due partiranno con 1-0. La sequenza 1-0 all'inizio di un byte significa io sono un vagone di un treno di cui prima di me c'era la locomotiva. Si scartano i primi due 1-0 e 1-0 e si prendono i restanti bit come bit significativi. Si riappiccicano assieme e abbiamo i 16 bit significativi originari. 4 più 6 più 6. E questa storia va avanti, perché nel caso che i bit significativi siano di più e arrivino fino a 21, si passa alla quarta riga, abbiamo 4 byte in cui la locomotiva inizia con 11110. Significa io sono un treno di 4 vagoni, io sono la locomotiva, gli altri 3 bit significativi li devi prendere e poi dei vagoni che vengono dietro prendi 6, 6 e 6 bit significativi. E così via, arriviamo fino al caso ultimo, in cui sarebbero tutti significativi, ma al momento non ci sono Unicode con tutti i bit significativi ancora, nonostante siano passati tanti anni. Comunque, quando ci si arriverà, la transcodifica prevederà che invece che usare 4 byte, se ne usino 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quindi abbiamo un peggioramento. Però questo peggioramento sarebbe per i geroglifici egiziani, per capirci, cioè per cose che non sarebbero praticamente mai usate. E quindi non ce ne importa sostanzialmente del peggioramento, perché non è un peggioramento significativo. Vedete però, per capire il concetto, che il primo, la locomotiva di questo treno inizia con 1-1-1-1-1-1-0, a significare ci sono 6-1, a significare che quello è un treno di 6 vagoni, compresa la locomotiva. Se ci ragionate un po' su, vi accorgete che non potrà, e questa non è ambigua, questa transcodifica, cioè non potrà mai capitare che ci sia per esempio un vagone che inizi con 1-1-1-1-1-0. Se inizia così vuol dire che quella è una locomotiva, perché i vagoni iniziano tutti con 1-0. Non possono iniziare con 1-1-1 e qualche altro 1. Se un byte inizia con 1-0 vuol dire che quello è un vagone e quell'1-0 li devi buttare e prendere gli altri 6 bit significativi. Ovviamente li devi unire con i bit significativi del byte di prima. Se il byte di prima cominciava con 1-0, li devi prendere e andare ancora oltre, andare a vedere il byte prima, che poi a quel punto sarà sicuramente la locomotiva. A meno che non è un geroglifico egiziano, allora questo discorso devi fare per 5 volte. Questa è la transcodifica OTF8. Non c'è più niente da dire per spiegarla. Invece c'è qualcosa da dire per commentarla. E vi chiedo uno sforzo di ragionamento, di sociologia e, se volete, di politica internazionale. Prima dobbiamo però capirla. E quindi la domanda serve per capire. Immagino. Allora, infatti vedi che alla fine da 4 byte siamo arrivati a 6 byte e quindi certo è spazio sprecato, l'1-0 all'inizio è spazio sprecato e infatti lo stiamo per commentare dal punto di vista politica internazionale,
ma sprecato però, cioè è il prezzo che devi pagare per poter comprimere quando puoi comprimere. E in maniera non ambigua. Questo è un trucco che ti consente di, ok, occupo più spazio, però sto comprimendo perché da 31 sono andato a 8, prima riga, nella stragrande maggioranza dei documenti mai prodotti al mondo in quegli anni là, adesso dobbiamo cercare di ragionare anche da persone adulte, e quindi quello spreco che dici te, però mi ha consentito di passare da 31 a 8. Nella seconda riga mi fa passare da 31 a 16, nella terza riga da 31 a 24, nella quarta riga già non c'è più il vantaggio perché andiamo da 31 a 32. Sì, però se il software a un certo punto comincia a leggere da un punto del file che non ha letto quello prima, perché tu hai in mente una lettura necessariamente sequenziale, invece questa qui deve essere una trascodifica che ti consente di non avere problemi. Se a un certo punto incontri un vagone, allora sai che non lo puoi interpretare, devi per forza andare al byte prima. C'è qualcuno che vuole avanzare una qualche analisi? Ah, oh, allora, te l'hai pensato di tuo o hai sentito qualcun altro che già faceva questa analisi? Allora, cominciamo dagli americani. Io sono filo americano perché ho studiato solo su testi americani, non ce l'ho con gli americani assolutamente, però cerchiamo di capire un po' le cose, no? Allora, gli americani hanno detto: ma veramente volete andare su Unicode 31 bit? Oh, ma noi ce l'avevamo 7 da 31 bit. No, perché noi sono bravi, dico, vabbè, andate a 31 bit, però hanno già predisposto di andare a 31 bit questa transcodifica che vedete qui, in quanto che se noi prendiamo un testo ASCII, cioè in pratica prendiamo tutta la produzione di Shakespeare, tutta la produzione dei giornali americani, non so quanti anni, e li codifichiamo, sono codificati in ASCII, tutti, li portiamo su Unicode, quadruplica la dimensione, solo che ogni carattere c'ha un sacco di zeri davanti. Mi seguite? Loro ovviamente dicono: a che serve sta roba? Noi ci teniamo l'asci. Allora pensano questa cosa qui. Perché pensando questa cosa qui, dicono: dopo però facciamo quella trascodifica, eh? Bene, facciamo questa trascodifica, era asci, Unicode si quadruplica, si trascodifica in UTF-8 e che otteniamo? ASCII. Esattamente lo stesso file, non cambia manco un bit, niente, e torna a essere l'ASCII originario, perché l'ASCII originario erano 7 bit segnativi con lo 0 davanti, è lassù, la prima riga. Non è cambiato niente, è ancora la codifica del 1968. No, oggi che le memorie ormai sono diventate enormi, serve ancora risparmiare spazio. La domanda è: a cosa serve risparmiare spazio ora che le memorie sono diventate enormi? Le memorie sono diventate enormi e tu volevi dire poco costose, ma la informazione è cresciuta ancora di più. È vero che c'è stato un abbattimento dei costi delle memorie, ma l'informazione adesso, che vedete, lo sapete benissimo, voi siete nativi digitali, è enormemente di più dell'informazione che avevo io alla vostra età, che c'era nel mondo, ma molto di più di quanto sia abbassato il costo delle memorie, primo. Secondo,
e la trasmissione su internet, oggi la chiamiamo internet, una volta si chiamava DARPANET, e la trasmissione comunque costerebbe 4 volte di più, perché durerebbe 4 volte di più, occuperebbe 4 volte più banda. Quindi non pensare solo a memoria, pensa anche alla trasmissione. Se tu ci metti a scaricare un documento 2 secondi, con quello lì ce ne metteresti 8 e sarebbero tutti 0, inutile, staresti lì a aspettare degli 0 inutili. Cioè non è che è irrazionale quello che hanno fatto gli americani, è razionale, però c'è razionale e razionale, non però, non è un però, io gli do un... a questa osservazione che stiamo a fare, gli do una connotazione, mi rendo conto, troppo negativa. Poi adesso che sto registrando ci mancherebbe pure che qualcuno magari mi faccia delle osservazioni. È vero, non è una connotazione negativa, c'è un principio di razionalità, però indubbiamente bisogna dire che questa razionalità ha premiato totalmente loro, cioè la lingua anglosassone, che però bisogna dire che in questo momento è ancora la fa da padrona per quanto riguarda i documenti digitali. Adesso arriviamo ai cinesi, passiamo un attimo per noi italiani, un attimino. Noi abbiamo le vocali accentate, un testo scritto in italiano che in ISO 8859, 1 o 15 che sia, avrebbe occupato un certo numero di byte, a seconda di quanti caratteri erano, un carattere un byte, un carattere un byte. Qui che succede in UTF-8? Raddoppia, dite voi. Raddoppierebbe se fossero tutti e a o, tutte le vocali accentate, raddoppierebbe. Ma siccome le vocali accentate sono un 4% all'interno di un testo, ogni volta che capita sta vocale accentata c'è un byte in più. E quindi aumentano più o meno del 4% le dimensioni dei file. UTF-8 rispetto a ISO 8859, 1 o 15 che volete. In quanto che l'incidenza della vocale accentata più o meno aumenta i caratteri che condividiamo con l'alfabeto, l'alfabeto inglese, sono asci e rimangono su un byte solo, in UTF-8. Quindi noi abbiamo un peggioramento di quelli relativi e tutto sommato non piangiamo. Adesso è il punto, cosa succede invece ai caratteri cinesi e giapponesi? Andate sulla terza riga, perché praticamente quelli potrebbero avere fino a 16 bit significativi, anzi ce l'hanno, e infatti la loro codifica è su 2 byte, non è l'ISO 8859, è un'altra. Ma se passassero a Unicode UTF-8, andrebbero su quanti byte? 3. E quindi che convenienza avrebbero? Niente. Quando nel 1996 si è dato origine a questo progetto, la Cina contava poco, si arrabbiò solo il Giappone, cioè il Giappone non c'era dentro. Adesso che invece la Cina conta molto, io non so che fine farà l'UTF-8. Ecco, chi vivrà vedrà. Però se l'obiettivo era avere una sola codifica per tutto il mondo, perché se oggi fate un sito per vendere, ho fatto questo esempio, no? Le scarpe in Russia, l'ho fatto perché ci ho sbattuto 10 anni fa con gli amici... Ovviamente lo fate utilizzando la trascodifica, se andate su una pagina web e andate a vedere il codice HTML, in alto c'è scritto la codifica che utilizza, è o ISO 8591 o UTF-8. Se lo fate in ISO 8591 o 15 che sia, in Russia, quando hanno la tabella caratteri, quella la 5, probabilmente, qualcosa vedono. La parte che è uguale, la parte che con le vocali accentate gli compare altri caratteri, che non sono le nostre vocali accentate. Quindi per farlo dovrete utilizzare la loro tabella caratteri, oppure l'UTF-8.
con la Russia, ma con la Cina non funziona. Ecco, è chiaro? Se avete domande, perché se no io passo al secondo argomento e lasciamo i testi. Su questa qui, questa slide che avete davanti è oggetto normalmente di domanda d'esame. La prima volta che incontrate un concetto che potrebbe essere richiesto all'esame. Inutile che la fotografate perché poi ve la lascio. Anzi, sta già sul sito che vi ho detto di e-learning. Va bene, andiamo avanti allora. Ci posso? Tutti d'accordo? Si va oltre? Allora, la tabella di marcia adesso cambia argomento. Digitalizzazione non più dei testi, ma digitalizzazione dei suoni. Perché ormai viviamo immersi nella musica digitale, e quindi quando ero io non esisteva sta roba, però adesso che esiste vorrei parlare un attimo di come sono stati digitalizzati i suoni. Se siete d'accordo, se vi interessa, ne parliamo un attimo. Ci siamo? Vi interessa? Ok, allora... Che cosa diciamo? Innanzitutto cerchiamo di ricordarci cosa significa digitalizzare. Cosa significa digitalizzare un'informazione? Cosa significa? Che significherà digitalizzare un'informazione? Trasformarla in una sequenza di numeri, grazie. Quindi, che c'entrano i suoni con i numeri? Per esempio, la voce che in questo momento vi sta arrivando, che è un suono, anche questo qui è un suono, che c'entra con i numeri? Cominciamo da questo, che cos'è un suono? Esatto, è un'onda di pressione che è un'onda di variazione di pressione che si propaga alla velocità di 330 metri al secondo nell'aria, e è partita dalla sorgente che l'ha emesso questo suono, che è stato un corpo che ha vibrato, quindi depressione, è andato giù, è risalito con una certa frequenza, è un corpo elastico, e scendendo e risalendo ha dato origine a una variazione di pressione dell'aria. In questo caso sono le corde vocali mie che stanno facendo questo lavoro. E questa variazione di pressione dell'aria nella forma di onda si è propagata, per dirla tutta, veramente in questo momento è raccolta da un trasduttore qui che trasforma la variazione di pressione in un'onda simile, ma che non c'entra niente come grandezza, perché questa è una variazione di pressione dell'aria. L'onda simile che dico è un'onda di campo elettrico che si propaga sul filo, va all'amplificatore, l'amplificatore l'amplifica ma conservando il più possibile la forma, anche se amplificata in ampiezza, cercando di non rovinare la forma se è un amplificatore ad alta fedeltà, o anche questi qui devono essere alta fedeltà, i carboncini che stanno qui, in maniera tale da far sì che l'onda elettrica sia il più possibile simile all'onda fisica, l'onda di pressione. Mi seguite? Senza che sto a scarabocchiare la lavagna, più o meno mi seguite? Se il tutto è stato ad alta fedeltà, è stato amplificato, va ai diffusori, il segnale amplificato, i diffusori fanno l'opera inversa che ha fatto il microfono, cioè prendere il segnale elettrico, che questa volta è stato amplificato,
è con un meccanismo inverso sostanzialmente, chi ha fatto queste cose le conosce, produce l'onda acustica amplificata, è quello che sta succedendo in questo momento. Tutta questa trasformazione che è occorsa, microfono, trasduttore, amplificatore, diffusore, è stata una trasformazione analogica ed è stata la tecnologia con cui noi abbiamo anche registrato, venivano anche registrati. Per 100 anni i suoni sono stati registrati in maniera analogica, da quando Edison inventò il fonografo e poi è diventato il grammofono, sostanzialmente c'era una puntina che incideva un solco nel supporto, un supporto di vinile, e la forma del solco, la profondità e la larghezza del solco replicavano più o meno la forma dell'onda acustica. Dopodiché la stessa puntina, magari nel caso del fonografo di Edison, rileggendo il solco, sostanzialmente riproduceva il suono. Tutta questa trasformazione è una trasformazione per analogia. Negli anni recenti, quando voi nascevate, sostanzialmente, anche prima ovviamente, si è imposto un altro modo sia di registrare che di trasmettere l'informazione sonora, e cioè si è passati alla digitalizzazione. In pratica è significato prendere l'onda, quella che vedete su è un segnale, è l'onda elettrica di un segnale stereofonico, vedete due segnali, preso da due microfoni, destra e sinistra, è un'onda, anche se non sembra che è un'onda perché è molto schiacciata, per cui non vedete l'onda, vedete... Però se fosse dilatata, non so se c'è una figura, no, non ce l'ho. Ebbene, questa qua, scusate, ecco, l'onda elettrica viene fatta oggetto di due trasformazioni fondamentali. La prima trasformazione si chiama campionamento e la seconda si chiama quantizzazione. Il campionamento è la prima, e sostanzialmente succede questo, che c'è un componente elettronico che si chiama convertitore analogico digitale, che prende quest'onda continua che reca il segnale acustico trasformato in onda elettrica e la va a campionare, cioè va a prelevare campioni di questa onda, cioè va a vedere quanto vale come ampiezza, campionamento in ampiezza, a intervalli di tempo predefiniti, che si chiamano questi qui intervalli di campionamento, tutti equidistanti fra di loro. Il convertitore analogico digitale c'ha un timer per far questo, non so se si intuisce da su, ci sono quegli intervalli, si chiamano intervalli di campionamento, in pratica si va a vedere quanto vale l'intensità del campo elettrico in quel preciso istante, e questo valore diventa il numero. Ecco come nasce il numero. Il numero sarebbe quanto vale l'intensità del campo elettrico in quel momento che lo campiono. Poi passa un attimo di tempo, lo ricampiono, un altro numero. Passa un altro attimo di tempo, uguale, lo ricampiono, un altro numero. Ed ecco che quello che era un'onda continua diventa una sequenza di numeri, digitalizzato. Fatto, però abbiamo fatto un po' di pasticci, perché quella che era un'onda continua, così facendo, praticamente mi diventa una specie di istogramma. Se io poi lo vorrò riascoltare sto suono, dovrò riprodurre l'onda continua, che poi andrà all'amplificatore e che riprodurrà il segnale sonoro, che è un'onda continua. E come si fa a riprodurlo? Si fa per interpolazione. Cioè, in pratica, vedete quello istogramma lì? Immaginate di connettere fra di loro tutti i vertici dell'istogramma e si riproduce l'onda. Però da dove siete voi, che vedete meglio da me,
dovrebbe risultare chiaro che se andate a fare tutta quella segmentazione, l'onda risultante sarà una roba che gli assomiglia all'onda originaria, ma non è uguale, perché è tutta spezzettata. Quindi il segnale sarà distorto. Ci siamo? Cioè il campionamento introduce una forma di distorsione. Eppure voi siete nati, che vi hanno detto quando siete nati, la prima cosa che vi hanno detto appena eravate piccolini, che il suono digitale è il suono ad alta fedeltà assoluta, qualche cosa non quadra. Io vado piano perché vorrei che tutti seguiste, però forse state pensando che vi sto prendendo per sciocchi, non lo so. Lo vedete l'errore dovuto alla segmentazione? Lo intuite? Come si fa a ridurlo? Esatto. Mi sono arrivate le informazioni, quelle mi sono arrivate chiare erano corrette. Qualcun altro? Vabbè, si riduce l'errore di campionamento riducendo l'ampiezza degli intervalli di campionazione. Cioè questa segmentata, più sono frequenti gli intervalli di i campionamenti, cioè più è piccolo l'intervallo di campionamento e meno sarà distorcente. Tant'è che voi avete fatto già analisi 1, sapete che se noi andiamo all'infinito, cioè facciamo un intervallo di campionamento infinitesimo, praticamente riabbiamo. E quindi per farlo infinitesimo dovremmo fare infiniti campioni. E voi direte, a un certo punto ci fermiamo e trascuriamo l'errore. Dite voi. Giusto? Perché ci avete il senso ingegneristico. Non si può produrre infiniti campioni. Perché altrimenti un secondo di registrazione sarebbe un file di dimensione infinita. E quindi a un certo punto ci fermiamo. E quando che ci fermiamo, diciamo a quel punto trascuriamo l'errore. Giusto o no? No, perché? Perché non trascuriamo nulla. Ma com'è che non trascuriamo nulla? È una cosa veramente sorprendente questa. Messaggio, forse ve l'hanno insegnato alle scuole superiori, lo sapete per conto vostro. Ah, il superiore l'avete fatto. E infatti doveva succedere prima o poi che finalmente arrivavano ragazzi preparati su questo. La cosa sorprendente per chi non avesse incontrato questi concetti nella formazione che ho veduto fino adesso è che a un certo punto ci fermiamo, ma quello che perdiamo è zero. E adesso vi spiego perché. Un attimo, prima di spiegare perché, andiamo alla seconda fase. La seconda fase prevede che questi numeri vengano scritti da qualche parte. Adesso, al concetto puro di digitalizzazione, a me mi fa pensare che se io prendo un concerto e prendo un bel rotolo di carta igienica e comincio a scrivere questi numeri, uno di quelli che la pubblicità ci dice che dura non so quanti, e io ho registrato il concerto. Capite? L'ho registrato. L'ho registrato e l'ho fatto diventare eterno, perché quello che conta non è il supporto, ma è la sequenza. È diventata una sequenza. La sequenza la posso cambiare di supporto da un supporto all'altro, la porto da una barca che affonda a un'altra, e la sequenza è diventata qualche cosa, un concetto, un qualcosa che rimane per sempre. La digitalizzazione è un qualche cosa che nel mondo tangibile è il concetto più vicino all'eterno, perché mentre i dischi di Edison ormai sono stati sentiti e sono ormai rovinati, aver digitalizzato un concerto, un suono, significa avergli dato potenzialmente la tempistica dell'eternità. Solo che alla fine effettivamente da qualche parte dobbiamo scriverli. E quando si va a scrivere un numero, innanzitutto quando lo si va a prelevare, il numero sarà 15,38659, 4, dove ci fermiamo?
certo punto ci dobbiamo fermare. Beh, innanzitutto c'è il limite fisico della scheda digitalizzatrice, cioè del convertitore analogico digitale, che più di tanto non va a capire quant'è il valore di quella grandezza fisica campionata. Vabbè, questo è un primo limite. Dopo ce n'è un altro. Dove lo voglio registrare questo numero? E come lo voglio registrare? Mi spiego. Ancora non abbiamo fatto i numeri, li vediamo la prossima settimana, i numeri con la virgola, per capirci. Però più sono le cifre e più ci avrò spazio, ho bisogno di spazio anche in binario per poterlo registrare. Allora si è fatto il concetto opposto, e cioè supponiamo che io ho un byte per registrare questo numero. Se io ho un byte, 8 bit, quanti numeri diversi posso registrare? Abbiamo detto avanti ieri. 256. Se io volessi registrare, cioè, il numero su un solo byte, allora dovrei avere una scala con 256 gradini. Sono costretto a muovermi fra questi 256 gradini, perché ho discretizzato il valore. Tanto nell'informatica non esiste il continuo. Continuo è un concetto astratto. Nell'informatica esistono i gradini, punto. Solo che bisogna capire quanti sono i gradini. Allora, in quella figura lì, i gradini sono 8, da 0 a 7. Quindi vuol dire che chi ha fatto quella figura sta supponendo che la codifica sia su 3 bit. È chiaramente assolutamente insufficiente. In quanto che, cosa succederebbe? Succederebbe che se il valore registrato è compreso fra 4 e 5, io devo decidere se schiacciarlo su 4 o se aumentarlo su 5. Perché tanto io non posso scrivere 4,5 con 3 bit. Posso scrivere o 4 o 5. E quindi devo introdurre un'altra forma di errore. Quella di prima si chiamava errore di campionamento. Questa di cui sto parlando adesso, che 4,6 diventerebbe 5 e 4,4 diventerebbe 4, se avessi 3 bit, si chiama errore di quantizzazione. Quindi abbiamo due errori: errore di campionamento, errore di quantizzazione. L'errore di campionamento è per via del fatto che i quanti sono troppo grandi. E i quanti? Gli intervalli di campionamento sono troppo grandi. L'errore di quantizzazione è dovuto al fatto che i quanti sono troppo distanti fra di loro. Se io da 3 bit passo a 8 bit, i gradini diventano da 8 a 256. Va molto meglio. Campionare un audio su 256 livelli, e quindi 8 bit, significa avere un effetto tipo l'audio che si sente quando si stava al telefono analogico una volta. Tu puoi anche far partire un concerto dall'altra parte della linea, ma quello che senti alla cornetta è un qualche cosa che ti fa capire che stanno a suonare la musica, anche che musica è, ma non è come se stessi lì. Innanzitutto per il fatto che il microfono, il diffusore della cornetta non è di alta fedeltà, ma è la qualità che non è. Per farla breve, si è capito che se andiamo su 2 byte di campionamento, e cioè non 3 bit ma 16 bit, e cioè non 8 gradini ma 65.536 gradini, 16 bit, a quel punto la differenza che c'è fra il 34.223 gradino e fra il 34.224 gradino all'orecchio umano è del tutto impercettibile. Per cui si è chiuso lì. I suoni oggi si campionano a 16 bit, cioè a 2 byte. Punto. Non c'è più evoluzione, perché non serve andare oltre. Sarebbe, come diceva lui all'inizio, spazio sprecato.
sarebbe spazio sprecato per l'audio. A livello professionale ci sono dei campionamenti che arrivano a 20 bit, ma servono più per fare delle trasformazioni dei segnali che per ascoltare il suono, perché tanto il suono comunque l'ascolti a 16 bit, per capirci. Mi capite? E quindi quanti byte ci vogliono per campionare un'onda? Due. Punto. È semplice l'informatica, dai, a questo livello qui. È semplice. Cioè, ogni campione 2 byte. Adesso faccio un piccolo passo indietro e poi andiamo anche alla chiusura di questo argomento. Torniamo all'errore di campionamento. Che dobbiamo fare? Come avete fatto analisi 1? Cioè arrivare al calcolo infinitesimale per riprodurre l'onda? No. Perché è successo questo, che c'è stato due signori che si chiamano uno Shannon e uno Nyquist, che soprattutto Shannon è stato un grande anche informatico, e fra le altre cose anche ha scritto il primo programma per giocare a scacchi, che ha calcolato la quantità di informazione che è presente in un segnale, la cosa più importante che si ricorda di lui, ma forse la cosa più importante è proprio questo teorema, che dice che, l'avete fatto anche d'analisi? Per caso, no? Allora, voi sapete che un segnale, un'onda è un segnale periodico, se noi lo possiamo scomporre in serie di Taylor, giusto? Possiamo andare a trovare tutte le armoniche. Il segnale sarà matematicamente la somma di tutte queste armoniche, solo che le armoniche sono infinite, che si differenziano in ampiezza e in frequenza. L'ho riassunta un po' in maniera un po' troppo sintetica, perché va dal dunque. Un qualunque segnale può essere visto come la scomposizione in serie di una serie infinita di armoniche. Giusto? Ok. Lui ha scoperto che se io vado a digitalizzare un segnale, cioè lo vado a campionare, con una frequenza di campionamento pari ad almeno il doppio della frequenza dell'armonica a frequenza più alta che c'è dentro sto segnale, quando che poi vado a ricostruire l'onda, come dicevo prima, ricostruendola per segmentazione, beh, la segmentazione che vado a ottenere è perfettamente l'onda originaria. Questo è stato un teorema matematica. Cioè, se io campiono con una frequenza almeno doppia della frequenza della armonica più alta che c'è dentro questo segnale, praticamente la perdita di informazione è zero. Cioè, l'onda che vado a ricostruire, no, praticamente, matematicamente è zero. L'onda che vado a ricostruire è esattamente l'onda che ho campionato. Però questo risultato matematico non serve nella realtà, in quanto che le armoniche sono infinite. Questo qui c'ha infinite armoniche, sta roba. Semplicemente che però, e abbiamo finito, veramente, di queste infinite armoniche la maggior parte non l'abbiamo percepite, perché il nostro orecchio non è in grado di sentire segnali che abbiano una frequenza maggiore di 20 kHz. Punto. Allora, cosa è successo? Dopo c'è qualcuno che dice che sente anche gli ultrasuoni 22 kHz. Siccome c'è qualcuno che dice che sente anche i 22 kHz, per non farlo arrabbiare, perché se no dice mi avete penalizzato, allora noi che si fa da 30 anni a questa parte? Si campiona il segnale a 44 kHz, che sarebbe 22 per 2. A questo punto, campionando a 44 kHz, cosa succede? È vero che la parte delle armoniche superiore a 22 kHz non le registriamo, ma è anche vero che non l'avremmo manco udite se fossimo stati lì.
È vero che non le trasmettiamo se trasferiamo le immagini in streaming su internet, ma è anche vero che manco quello che sta lì in quel momento che si brucia il suono le ascolta. E allora che le trasmettiamo a fa? Per sprecare byte? Che le registriamo a fa? Per sprecare byte? Cioè che le trasmettiamo a fa? Per sprecare tempo? Che le registriamo a fa? Per sprecare byte di memoria? Non le registriamo e non le trasmettiamo. Punto. E il discorso è finito. È veramente finito, eh? No, allora le armoniche non si modificano l'una con l'altra, le armoniche sono una rappresentazione matematica di un'onda che esiste nel mondo, nella dinamica. Sta esistendo, c'è una depressione, c'è un aumento di pressione, ok? Io per rappresentarlo questa figura che nel tempo la posso concepire come sviluppo di armoniche, ma non è che fra di loro un'armonica influenza un'altra, è solo un modo per rappresentare. Alcune armoniche io non le sento, sa cosa significa? Però voglio accogliere, vedete, guardate questo profilo, voi che cosa vedete da lassù? Che vedete? Che vedete? Niente, perché non vedete il pennarello blu, giusto? Se fosse nero, vedreste un'onda continua da lassù. Ma se vedete qui, vedete che tutti i trattini, questa è la timbrica. Cioè, ci sono delle cose che tu forse da lì le vedi, che vuol dire che questo è uno strumento che sta suonando. Invece questo qui è un altro, lo capisci perché la timbrica è diversa. Ma se queste variazioni sono sottili al punto tale che ci vuole un'armonica a 30.000 Hz per catturare quell'informazione, vuol dire che tu non distingui fra i due strumenti, il tuo orecchio non distingue fra i due. E quindi se non distingue fra i due è come quello che dice quello è un violino Stradivari e quell'altro è un violino. Ci credo, ma non lo sento la differenza. So se mi sono spiegato. Questo è quanto. Dopodiché, a questo punto l'esercizio che non do più a lezione, all'esame, è questo qua, perché ormai è stato craccato. Vado a un concerto, faccio una verifica di quello che ho detto. Vado a un concerto. Ci siamo? Porto due microfoni, destra e sinistra, mando tutti e due su una scheda digitalizzatrice stereo. Mi seguite? Parte il concerto, comincio a registrare. Dopo un'ora esatta, per fare i primi conti alla lavagna, finisce il concerto, smetto di registrare. Domanda, quanto è grosso il file? Allora ci vuole un pennarello nero. Qualcuno che mi aiuta? In byte, non in bit. Si misura. Le dimensioni dei file si misura in byte. No, ditemi, dai. Potete fare pure a mente, però no, non si può fare a mente, però magari su carta ce la facciamo. Ma come si imposta il calcolo? Bisogna solo vedere se avete capito. Come? 44.000. Che è 44.000? 44.000 che è? Cioè? Bravo. Allora, 44.000 è la frequenza di campionamento, e cioè io produco ogni secondo 44.000 numeri, ogni microfono,
Cioè ogni linea. Vabbè, ce n'ho due, quindi per due. Quindi due linee mi producono 88.000 numeri al secondo. Quanti secondi ci sono in un'ora? Sì, insomma, a farla a mente un po'... Poi ci sono un sacco di zeri. E poi? Questi sono i numeri che produco in un'ora. Un segnale sterico in un'ora. Quanti numeri produce? Il risultato di questa moltiplicazione. Ma io voglio i byte. Ogni numero quanti byte sono? Uguale? C'avete un cellulare? 633 milioni e 400.000 byte. 633 milioni 400.000 byte, che non è poco, ma guarda caso era la dimensione che la Philips decise per il primo CD che produsse negli anni nell'80, mi pare, perché era destinato a registrare in digitale compact disc un'ora di musica stereo circa. È la misura del CD, nasce da lì, un'ora di musica stereofonica. Ok? A questo punto, per poter registrare, il discorso è finito, dopodiché voi avete visto che i file audio ce ne sono tanti con formati diversi e forse avrete anche sentito parlare bene, sì, è un modo vecchio di parlare perché 20 anni fa si poteva dire questo, adesso non più, degli MP3. Innanzitutto, perché ci sono diversi formati? Perché viviamo in un mondo dove il commercio e ovviamente i soldi sono importanti. Formati diversi di file vuol dire modi diversi di scrivere quei numeri sul file. Una casa c'ha un modo, un'altra casa ce n'ha un altro. I numeri è quelli, però c'è modo e modo di scriverli. Cambiano i formati perché c'è sempre qualcuno che dice: io voglio fare il formato mio in maniera tale da invogliare molti a diventare miei clienti e per esempio vendere musica in maniera tale che altri non lo possano ascoltare se non mi pagano i soldi. In generale questo è il motivo per cui c'è un formato o un altro, per cui la Microsoft c'ha il suo formato, la Apple c'ha il suo formato, poi ci sono alcuni formati liberi, cioè che non si pagano, non si paga per utilizzare quel formato, non ci sono i diritti al mondo. Ma poi dopo ci sono anche altri formati che sono serviti per rappresentare dei file audio che sono stati compressi. Tocca parlare un attimo di compressione. Mi seguite? Io vi lascio, no, ancora dobbiamo lavorare. Sono io che mi stanco. Parliamo un attimo di compressione. Ne parliamo? Allora, da che cosa nasce l'esigenza della compressione? È perché per rappresentare un'ora di musica c'ho bisogno di 633 milioni e 400.000 byte. Adesso vi potrà forse quasi far ridere questa cosa, ma 30 anni fa era un'infinità. Non era pensabile, e ti do la parola, poter trasmettere in internet, che ancora doveva arrivare, ma insomma... Comunque con i modem non era pensabile, si sarebbe voluto un giorno intero con i modem di quella volta per scaricare un'ora di musica. Dimmi. Ah,
Ok, un'ora di musica stereofonica. Allora si è lavorato sulla compressione. Voi probabilmente vi sarete incontrati con due modi di comprimere le informazioni. Uno, avrete usato WinZip, WinRAR, l'avete usati? Quello è un modo di comprimere la dimensione dei file, cosiddetto lossless. Lossless vuol dire senza perdita di informazione. Gli algoritmi che comprimono in maniera lossless sono stati studiati per anni, e c'è stato per anni qualcuno che diceva: ho scoperto un algoritmo migliore, ho scoperto un algoritmo che comprime di più. E lavorano sostanzialmente sull'annullamento delle sequenze lunghe di byte uguali. Supponiamo di avere a un certo punto in un file 3000 byte tutti identici l'uno con l'altro in sequenza. Cosa che capita nei file prodotti artificialmente, per esempio un file prodotto da Word, un file prodotto da Paint, un file prodotto dalla macchina, a causa del fatto che utilizza dei formati particolari, a causa del fatto che utilizza per esempio dei colori, se parliamo di grafica, artificiali, può produrre sequenze di questo tipo. Per esempio, un documento Word è pieno, se lo andate a vedere byte per byte, è pieno di sequenze di byte tutti uguali, perché ci sono sequenze di byte che riguardano la formattazione del documento, del carattere, non il testo che avete messo voi, che è solo una minima parte del documento Word. Bene, questi programmi lavorano in questa maniera sostanzialmente. Se hanno una sequenza di byte tutta uguale, lavorano in questa maniera: li contano, poi hanno una sequenza di byte canonica per dire: questo byte ripetilo 8 volte. Per esempio, sono 24.000 byte a zero, può capitare, 24.536 byte tutti zero, tutti 1, per non dire zero, normalmente zero. Allora c'è una sequenza che dice: questi 24.536 byte sono tutti 1. Ora, questa sequenza più il valore 1 è lunga 16-17 byte. E quindi io prendo 24 byte tutti a 1, 24.000 byte a 1, li butto e li sostituisco con 16-17 byte. Una compressione incredibile. Con perdere informazione? No, perché in quei 16-17 byte c'è scritta tutta l'informazione che stava nei 24.536. Erano ripetizioni inutili, sfrutto il concetto della ripetizione e compatto l'informazione senza perdita. Questa è stata la compressione. Decomprimere significherà leggere i byte, capire che quella è la sequenza canonica con cui si dice che devi replicare i byte un certo numero di volte, prendi quel byte, non so, zero, e lo replichi tante volte quanto c'era scritta nella sequenza canonica e riproduci il file originario. Quindi c'era il file compresso, decompresso diventa perfettamente come quello che era stato compresso con questo criterio. E questa si chiama compressione lossless. Per 20 anni almeno migliaia di ricercatori hanno cercato di trovare gli algoritmi più efficaci, perché si può comprimere un byte che si ripete, ma si può anche comprimere una coppia di byte che si ripete o una tripletta di byte che si ripete. A cosa è meglio, comprimere una tripletta o un singolo byte? Beh, a seconda di com'è. Allora ci sono stati algoritmi che diventavano sempre più sofisticati, che erano in grado di capire che c'era una tripletta che si replicava o una coppietta o un singolo byte. È lì che si è giocato molto. Ormai sono tanti anni che non sento più nessuno che dice: ho scoperto un algoritmo più efficace di WinRAR. Ma per anni c'è stato qualcuno che diceva, e qualche volta negli ultimi anni erano dei ciarlatani. Più o meno
abbiamo finito. Con la compressione lossless non si va più in là di così. Ma ecco il punto. Se io prendo un audio registrato da un'orchestra filarmonica della Scala, un'ora di registrazione, immaginate l'onda che ha prodotto, immaginate il file audio che è stato prodotto, pensate di poter trovare due soli byte identici affiancati? Ci vuole una gran fortuna. E infatti, se prendete un'ora di registrazione audio, a meno che non... Io sto registrando. Quell'attimo di silenzio si potrà effettivamente comprimere se io andrò a lavorare con WinZip. Perché in quel momento c'è stato una sequenza di campionamenti identica, e se io lo do a WinZip me la comprime, effetti. Ma può anche, diciamo, approssimare, cioè non è proprio simile, ad esempio abbiamo 10.000. No, gli algoritmi lossless non approssimano. No, non dico quelli lossless. Sto arrivando a quegli altri. Allora, questo è un tipo di compressione che si chiama compressione lossless e che non ha effetto sui suoni, nel senso che comprime, ma comprime poco. Non comprime al punto tale che ci posso fare business sopra e li posso mandare in streaming in maniera efficace. Per comprimere un audio da 650 milioni di byte e mandarli in streaming, anche se oggi abbiamo una DSL, ci vuole una compressione ben più efficace che comprimere l'1%. Ci vuole una compressione che comprima minimo il 10%. Ma non si può comprimere un segnale così ricco di informazione come l'audio che ha registrato l'Orchestra Filarmonica della Scala senza buttare via informazione. Questi altri algoritmi che buttano via informazione nel comprimere si chiamano algoritmi di compressione lossy, con perdita. E sono questi che hanno determinato il successo della musica digitale. Se non ci fossero stati questi algoritmi, la musica digitale non si sarebbe diffusa. Lossy, L-O-S-S-I-Y. Dunque, per studiare questi algoritmi hanno lavorato equip di ingegneri, ma anche di persone che conoscono il funzionamento dell'apparato uditivo e anche del cervello. E hanno lavorato su concetti di questo tipo. Se io ho una componente armonica in un segnale, se io faccio lo spettro armonico del segnale acustico e c'ho una componente armonica molto, molto forte in un certo segnale e le armoniche vicine più basse, quello che hanno capito questi ingegneri è che la presenza di un'armonica particolarmente significativa in ampiezza fa ombra a quelle di frequenza vicine, cioè non vengono udite dall'orecchio umano, perché l'armonica predominante ne annulla la percettibilità. Se non ci fosse stata l'avremmo sentite quelle vicine, ma siccome ce n'è una particolarmente importante, quelle vicine non le sentiamo. Allora, lavorando su questo, hanno trovato un algoritmo che prende il segnale, lo trasforma nel dominio delle frequenze, poi va a fare questa analisi dello spettro delle frequenze. Quando trova una frequenza molto alta con alcune vicine, quelle vicine le mette a zero, le butta, e poi ripassa al formato in ampiezza. Quando che ripassa il formato in ampiezza, la dimensione del file è diventata minimo 10 volte più piccola. Questo qui, è il gruppo che ha fatto questo, si chiamava Moving
Picture Expert Group, Moving Picture Expert Group, dall'acronimo MPEG, ed è un gruppo in cui lavoravano alcune aziende anche europee, una importante si chiama la Fraunhofer tedesca, e ci lavorava come leader Leonardo Chiariglione del CSELT di Torino. Loro lavoravano sulla compressione dei filmati, perché come vedremo domani sì, è ancora più grave il problema della compressione con i filmati di quanto lo sia per l'audio, ma siccome il filmato è video e audio, hanno lavorato anche sulla compressione dell'audio. Il primo standard che rilasciarono negli anni 80, negli anni 90, si chiamò Moving Picture Expert Group Standard 1, MPEG 1. Nella parte che comprimevano l'audio, quella si chiamò Layer 3, strato 3, era dedicata all'audio, ed è più o meno quello che vi ho detto poco fa. Allora si chiamò MPEG Layer 3, abbreviato MP3. E in pratica con l'MP3 si riesce a prendere il file e lo si comprime di 12 volte minimo. Se poi hanno adottato anche un nostro stratagemma in anni più recenti, ci sono degli algoritmi, l'MP3 lavora in maniera tale che vede il contenuto dell'onda. Se ci sono tante armoniche in quel momento, si modera nel comprimere. Se a un certo punto c'è il silenzio o sta suonando un violino, che è una, o un diapason, cioè se suonasse un diapason, cioè una sinusoide perfetta, c'è una sola, cioè quell'onda e le sue multiple di armoniche, saranno una ventina in tutto di armoniche, e in pratica comprime in maniera eccezionale, cioè il bit rate è funzione del contenuto informativo dell'onda in quel momento, non è costante. Così si raggiunge il massimo del compromesso fra compressione e mantenimento della qualità. Per essere concreti, per cercare di capire, io non vado in discoteca perché non ci sono mai andato, ma immagino, io l'MP3 lo ascolto ed effettivamente su un audio normale, io ho anche gli originali non MP3 e faccio il confronto, mi diverto ogni tanto, mi pare di sentire qualche differenza, ma con l'impianto mio penso che sia quasi più suggestione che altro. Ma credo che se andate in discoteca con un MP3, credo che ve lo tirino in testa, perché con la pennetta con l'MP3, perché credo che con l'impianto che hanno loro, la differenza fra l'audio originario non compresso e l'MP3 si sente poi come. Non so se voi, qualcuno che lavora con l'audio mi può smentire, non lo so, ma credo che ci sia una bella differenza, insomma, c'è una differenza percettibile, bella no, ma una differenza. Ok? Allora, dunque, per finire, rimanderò meglio a una prossima lezione quello che sto per dirvi, ma vi lascio con questo concetto, non parliamo adesso dei video, delle immagini, perché è un altro argomento, quindi lo lasciamo a domani. Ma vorrei lasciarvi con questo concetto, che la Fraunhofer, che partecipò alla realizzazione dello standard MPEG 1 Layer 3, ne ha conservato i diritti di sfruttamento commerciale. Il che significa che se voi volete vendere musica in formato MP3, se voi percepite utile da questa attività, una parte di questo utile lo dovete versare alla Fraunhofer. Allora, per reagire a questo, tanti, a cominciare da uno studente, vostro collega australiano qualche anno fa,
hanno sviluppato degli algoritmi di compressione analoghi all'MP3, ma che non sono stati sottoposti a diritto di copyright, ma sono stati sottoposti a licenza Creative Commons, ovvero una forma di licenza tipo GPL, General Public License, non gas propano liquido, di cui parlerò fra qualche lezione. Perché ve lo sto anticipando? Ve lo sto anticipando perché esistono dei formati, per esempio formato .ogg, che sta per Ogg Vorbis, è il più famoso formato di compressione lossy alternativo all'MP3, non soggetto a diritti commerciali, libero. Quindi se qualcuno volesse produrre musica o produrre dei video da mettere, per esempio, non so, su YouTube con un audio sottostante prodotto da voi e voleste guadagnare su YouTube, no, voleste guadagnarci, e vi consiglierei di mettere l'audio in formato OGG o altri analoghi piuttosto che MP3, perché se lo fate con l'MP3 potreste essere suscettibili di qualcuno che vi fa causa per questo. Bene, il prossimo argomento saranno le immagini e i video, però non partiamo oggi perché sarebbe troppo lungo, ci vediamo domani.